Buongiornissimo e benvenuti in questo mio nuovo vlog, ma io sono Gaia e questo è il mio canale YouTube. E sì, come avete detto al titolo e visto la copertina, qui in questo video vi andrò a svelare tutto ciò che uso per registrare ed editare i miei video. E sì, all'inizio video ho detto vlogmas, perché in realtà questo è già il secondo vlogmas di quest'anno, dato che il primo è uscito ieri. Soltanto che diciamo che non dico proprio che è un vlogmas perché ancora, dato che l'ho registrato un po' di tempo fa, non ero a conoscenza di come avrei organizzato i vlogmas, eccetera, quindi facciamo che i vlogmas iniziano ufficialmente da questo video qui. Premetto che magari alcune settimane porterò video tutti i giorni, altre ne porterò soltanto 3-2 in base agli impegni scolastici che ho, e quindi nulla, cercherò di essere però il più costante che cercherò però di essere il più costante possibile e nulla, quindi apprezzate l'impegno. E adesso devi tornare all'argomento del video. Un po' di persone mi avete sempre chiesto, anche se è stato proprio un periodo tipo verso settembre, perché un sacco di persone mi chiedevano con cosa editi / registri i tuoi video. Soltanto che non avevo mai portato questo video qui, appunto, dove ve li mostravo, per il semplice fatto che era rimasto praticamente tutto uguale all'anno scorso. E sì, dico l'anno scorso perché in realtà io avevo già portato questo tipo di video, soltanto che, vi giuro, era un video osceno, che erano tipo 5 minuti di intro e nulla, era veramente brutto e non si capiva assolutamente nulla, e un po' di cose sono cambiate, quindi ho deciso di riportarvelo sul canale. Molte cose sono rimaste anche simili all'anno scorso, ma ve le dirò lo stesso, magari per le persone che mi seguono da poco e che sono curiose di sapere come io organizzo, diciamo, il mio canale YouTube. Ora direi di partire subito, e la prima cosa di cui vi voglio parlare è la ring light, che, cioè, vabbè, la mia unica luce. Io utilizzo soltanto la ring light quando faccio i video, perché in realtà mi illumina abbastanza, cioè voglio tipo la finestra di fronte, quindi diciamo che sono abbastanza illuminata. E nulla, mi ci trovo molto bene, ce l'ho dal secondo video che ho portato sul canale, praticamente tipo da un anno e mezzo che ho questa ring light, ed è davvero buona. Cioè, a parte il cavalletto che è un po', cioè a forza tipo di chiuderlo e riaprirlo si è un po' rotto, però comunque va benissimo e ha un sacco di tonalità che adesso vi mostrerò se riesco. Per esempio, in primis si può abbassare la luminosità, penso che voi ve ne siete accorgendo adesso che sono sempre più buie, tipo così è quasi spenta, mentre così è del tutto accesa, e come vedete si vede un sacco la differenza, è spenta e così è accesa e nulla, cioè proprio un'altra roba. Poi ci sono tre modalità di colore, la prima è questa qui che state vedendo ed è la luce calda, poi c'è questa qui che è la luce fredda ed è bianca, proprio mi fa sembrare bianca cadaverica, e poi c'è questa qui che è in realtà una via di mezzo, non è né troppo chiara né troppo scura, ma io mi trovo meglio ad usare questa perché, cioè, si vede meglio, insomma. Ma non è finita qui, infatti si può attivare, diciamo, la modalità colorata, ci sono un sacco di colori, mi pare tipo una ventina, non ne ho più pari idea, ci sono un sacco di colorazioni, tipo questa è viola, poi c'è tutto arcobaleno, cioè non si vedrà mai dal video, probabilmente vi metterò una sovraimpressione e tipo così è più colorata, vabbè, insomma ve le faccio un attimo scorrere. E queste qui erano un po' tutte le tonalità che ci sono, magari non me le avrò fatte vedere tutte, però la maggior parte. Questa ring light l'ho presa su Amazon e tipo è della marca Riley, cioè scritto proprio Riley, vabbè, ve l'ho lasciato qui a schermo, e nulla, mi ci trovo davvero bene, quindi se volete una ring light che costa poco ma è molto buona, vi consiglio assolutamente questa. Passiamo adesso alla fotocamera. Allora, io da quando ho aperto il canale, no, inizialmente registravo proprio all'inizio del canale, per chi mi seguiva, registravo con un telefono che aveva una qualità orribile, proprio orribilante, cioè l'ho sempre detto, quasi, cioè lo dico la maggior parte dei video dove magari vi do consigli. Il primo telefono con cui registravo era veramente osceno, cioè tipo si vedeva tutto sbiadito, una cosa orribile. Però quel telefono lì, che era un A6 Plus, diciamo che mi si è rotto, e quindi ho preso questo qui, che ho usato ancora adesso in realtà, che è un Samsung A21S, se non sbaglio, non mi ricordo più, però penso di sì, e ha una telecamera abbastanza buona, però ovviamente non è che si poteva pretendere tanto, anche perché non è chissà che, non fa né troppo schifo ma non è neanche, diciamo, il meglio che si potesse desiderare. Appunto, tutta la maggior parte dei video che sono sul canale fino a ottobre sono tutti con questo. A ottobre invece di quest'anno i miei editori mi hanno regalato l'iPhone 13, che ve lo dico a fare, ha una qualità stupenda, io sono tipo innamorata persa della qualità di questo telefono, cioè troppo bella, troppo
troppo bella. Però diciamo di come mi trovo con l'iPhone, ve ne parlerò in un video a parte. Quindi niente, è soltanto appunto per dirvi che attualmente sto registrando con il mio telefono, che è un iPhone 13, normale. E nulla, mi ci trovo stra bene per quanto riguarda la qualità. Stragrinia, sono molto più fluida, mi vedo. Wow. E nulla. La prossima cosa di cui vi voglio parlare è ciò che utilizzo per editare i miei video. Allora, quando editavo con l'altro telefono, con questo qui, ho sempre importato i video dal telefono sul computer e li editavo poi con Filmora, ma da adesso che ho l'iPhone non mi trovo molto bene a importare sul computer, perché mi si abbassa la qualità e poi mettendoli su Filmora si abbassa ulteriormente, non ho capito il motivo, però che non mi ci trovo molto bene. Filmora è sempre stata l'app che ho sempre utilizzato fin dall'inizio, a parte tipo per il primo video che avevo utilizzato un programma di Windows che aveva due impostazioni in croce, potevi soltanto tagliare i video e mettere il bianco e il nero e basta, e niente. Quindi poi ho sempre usato Filmora 10, mi ci sono sempre trovata bene e nulla, ve lo consiglio se editate se fate video per esempio da una qualsiasi fotocamera o da Android, e nulla, ve lo consiglio. Mentre adesso che ho l'iPhone appunto edito i video da telefono, che è un po' più difficile, sono un po' meno precisa, però lo preferisco perché la qualità rimane integra, diciamo, come lo sto vedendo io adesso. E nulla, io da telefono utilizzo CapCut, che o CapCut, cioè in realtà lo chiamo CapCut, però tutti lo chiamano CapCut, quindi diciamo che scegliete voi come chiamarlo. È carino, cioè mi ci trovo bene. L'ho sempre utilizzato anche da prima, diciamo anche da qualche anno fa, per fare degli edit per TikTok. Però adesso lo sto usando anche per editare i miei video e devo dire che è un'ottima app per editare. Se editate da telefono, se editate da Apple, ve lo consiglio. E è gratuito, vabbè, penso che lo conosciate un po' tutti. E nulla, la prossima cosa di cui vi andrò a parlare sono queste qui, che sono le mie amate cuffie. E sì, tra l'altro sono sporche, le ho sporche cade quel colore, ma non se ne è ancora accorto nessuno, quindi voi fate finta di non aver visto niente. E nulla, sono queste qui, sono le mie amate cuffie, sono strabelle, le amo, le loro, tipo, penso che ho più queste sulla testa che altro, cioè, sto sempre così in casa, perché vi giuro, sono queste, sono comodissime perché hanno tipo il cuscinetto qui e qui, e nulla, vi giuro, super consigliate, sono della Onikuma. E questo qui è il modello, vabbè, tipo questo qui è il modello, e K9 si chiama, non so cosa voglia dire. E qui tra l'altro, se collegato a una presa USB, si illumina ed è strabello, viene tutto arcobaleno, soltanto che non lo attacco mai perché ho un computer un po' bislungo che ha il buco per le cuffie e il cavo USB totalmente da due parti opposte, e quindi appunto non lo posso attaccare, però sono davvero strabelle. Poi questo qui è il microfono, anche se io non utilizzo questo microfono qui perché diciamo che non mi piace molto la qualità dell'audio, però comunque si sente bene e si tira semplicemente da qui, molto comodo, e nulla, queste. Per quanto riguarda invece il mio PC, cioè che usavo per editare, che uso diciamo per organizzare tutto il mio canale, è un semplicissimo, cioè non lo prendo perché tanto non c'è molto da far vedere, è un semplicissimo PC grigio dell'HP, tipo un portatile, e non è molto potente, però mi ci trovo bene anche per quanto riguarda i giochi, cioè ovviamente non supporta troppe cose, però comunque quelle che mi servono le supporta, io mi ci trovo bene, e nulla. Il prossimo argomento sono le app che utilizzo per registrare lo schermo, soprattutto del PC, perché per il telefono prima usavo tipo Mobizen, perché avevo un telefono, cioè quello vecchio, diciamo questo qui, era così scassato che non c'era neanche la funzione di registrare lo schermo, mentre su questo qui utilizzo, semplicemente quello dell'iPhone. Su PC invece non utilizzo OBS come qualsiasi youtuber sulla faccia della terra, perché il mio computer appunto non lo supporta, e quindi mi fa dare, diciamo, su gioco a scatti. Chi mi segue da tanto lo sa che i miei video prima erano osceni perché andavano tutti a scatti, cioè c'ero io tipo che mi muovevo molto fluida e il gioco che andava tipo a scatti un sacco. Uno di voi mi aveva consigliato un'app che si chiama, cioè tipo non è un'app, però c'è già in Windows, che si chiama Xbox Bar, cioè si apre mi pare schiacciando il tasto di Windows più G, non vorrei dire una cavolata perché non me lo ricordo, però è strautile, potete collegarci il microfono, tutto quello che volete, io mi ci trovo benissimo, registra tutto lo schermo, l'unica pecca è che tipo non registra la schermata, diciamo quella iniziale se vi serve il desktop, ma registra soltanto giochi e roba così, oppure pagine di Google,
consiglio se anche voi avete problemi come me, come con OBS. E top, cioè su questo non c'è molto di dire in realtà. E l'ultimo argomento che in realtà è molto inutile è il mouse. Cioè io il mouse diciamo che non ho preferenze, cioè mi sono comodi tutti i tipi di mouse, a parte quelli troppo piccoli e quelli troppo grandi, perché cioè non mi ci trovo. Ma per il resto, cioè, mi va bene qualsiasi tipo di mouse. Adesso io sto usando questo qui, Keys, che è di quelli piatti e tipo qua quando è collegato al computer si accende, diventa tutto arcobaleno. E niente, in realtà è strabello, cioè mi ci trovo bene per adesso. È indistruttibile perché tipo è caduto un sacco di volte, vi giuro, cade più questo che io. E però sempre integro, qui tutto sporco perché stanno sulla scrivania, io ci dipingo e quindi ovviamente si sporca di colore. Però niente, mi ci trovo star bene, sta carino e nulla. Questo qui era l'ultimo argomento di tutte le cose, diciamo, che mi avete un po' richiesto in quest'ultimo periodo. E nulla, questo diciamo che era un po' tutto. Detto già, questo è il termine, quindi mi raccomando, se vi è piaciuto iscrivetevi e lasciate like per non perdere il prossimo video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!